Nuova edizione flash del telegiornale di Casale Monferrato. Iniziamo subito con gli aggiornamenti sul blitz antidroga messo a segno dai carabinieri di Casale. L'operazione era partita ad agosto del 2018 con l'arresto in flagranza di reato di un cittadino albanese di 58 anni, residente ad Alessandria, sorpreso a Fubine con 80 grammi di cocaina. Ricostruiti i contatti dell'uomo, i carabinieri di Casale hanno presto individuato una rete di spacciatori che da Fubine si allargava fino a Valenza, in tutte le zone limitrofe, che era riuscita a penetrare soprattutto ad Alessandria. Così, lunedì scorso, è scattato il blitz dei militari nell'ambito dell'operazione antidroga denominata COS, coordinata dalla Procura della Repubblica di Vercelli. Supportati dall'alto dall'elicottero dell'arma decollato da Volpino, i carabinieri di Casale, coadiuvati dai colleghi del nucleo investigativo del reparto operativo e delle altre compagnie del Comando Provinciale di Alessandria, hanno effettuato 14 perquisizioni nei confronti di altrettanti indagati, residenti o domiciliati tra Alessandria, Fubine e Felizzano e fatto scattare 3 obblighi di dimora. I destinatari di queste misure cautelari sono Oran Toplica, 22enne di origine serbo-kosovara, residente a Fubine, trovato in possesso di 30 grammi di cocaina, oltre a sostanze da taglio, bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi. Poi Ersan Toplica, 26enne di origine serbo-kosovara, residente a Felizzano, e Mariano Kasim, 31 anni, anche lui residente a Felizzano. Ad essere indagate sono poi altre 11 persone che dovranno rispondere in concorso e a vario titolo del reato di spaccio di sostanze stupefacenti continuato. Sono circa 200 infatti le cessioni di cocaina documentate dai carabinieri durante l'indagine coordinata dal sostituto procuratore Davide Pretti. È morto Freeman Ukeynan, il 25enne investito a Pomaro. L'incidente stradale si era verificato sulla strada provinciale 55 che collega Casale a Valenza. Il giovane di origini nigeriane stava percorrendo la strada in bicicletta insieme a un'altra persona quando è stato travolto e sbalzato in un campo da un mezzo pesante che non si è fermato e ha proseguito senza prestare soccorso. Una volta saputo del decesso, l'autotrasportatore, un cinquantenne residente in provincia di Asti, ha deciso di costituirsi. Subito dopo il funerale, la salma del giovane sarà rimpatriata in Africa. Intervento dei vigili del fuoco sulla strada provinciale 590 della Valcerrina in località Case Garoppi per un furgone in fiamme. Sul posto sono intervenuti 2 mezzi dei pompieri e i carabinieri di Cerrina per regolare la viabilità. Il mezzo è andato distrutto, ma per fortuna non si è registrato alcun ferito. È arrivata dalla Giunta regionale piemontese l'approvazione di una delibera che riduce al minimo i tempi e i passaggi di richiesta e concessione per i lavori edili in alcune aree con criticità dal punto di vista idrogeologico. Si tratta di una trentina di comuni in tutto il Piemonte che con l'atto appena approvato avranno via libera a un iter burocratico decisamente più snello. In pratica, le autorizzazioni per i lavori edili di queste aree diventeranno un compito del comune e non più degli uffici locali della regione. In Monferrato i comuni interessati sono Camino, Cognolo e Castagnole Monferrato. Sono stati una ventina i sacchi di rifiuti recuperati nelle aree verdi cittadine, lungo il Po, in piazza San Francesco, intorno al castello di Casale, nell'ambito della decima edizione di SVE Noi Puliamo l'Ambiente, l'iniziativa sociale promossa annualmente dalla Sanden Giappone. La multinazionale, specializzata nelle tecnologie termodinamiche, nel riscaldamento e nella refrigerazione, ha 54 sedi in 23 diversi paesi e uno stabilimento a Cognolo. 21 dipendenti hanno aderito all'iniziativa e tra questi c'era anche il presidente di Sanden Vendo Europe, Walter De Giovanni. Il tutto è stato coordinato dall'ex sindaco di Cognolo, oggi portavoce del sindaco Federico Riboldi, Enzo Amice. Il prestigioso tasso d'argento è stato consegnato al duo Francesco Manara e Claudio Voghera nell'ambito di Piano Ecos dal sindaco di Casale Federico Riboldi. Una cerimonia che si è tenuta di fronte a un attento e numeroso pubblico all'interno del suggestivo Salone Vitoli. Questa edizione di Piano Ecos, ha spiegato il primo cittadino, ha voluto da un lato promuovere alcuni luoghi d'arte della città con un perfetto abbinamento tra musica, pittura e architettura e dall'altro lato ha permesso una volta di più di far conoscere il nostro museo civico che questa amministrazione ha intenzione di valorizzare a partire dalle opere della figura di uno dei più grandi artisti cittadini, il maestro del simbolismo, Leonardo Bistolfi. 13 incontri itineranti, 70 relatori, mostre e spettacoli musicali. L'undicesima edizione del Festival del Paesaggio Agrario, in programma dal 12 ottobre al 24 novembre nelle province di Alessandria, Asti e Cuneo, offre un programma straordinariamente ricco. Nato nel 2009, il Festival ha documentato nell'arco di un decennio il percorso di qualificazione del territorio collinare Monferrino e Langarolo, promuovendo la conoscenza delle specificità agronomiche, turistiche, urbanistiche, enogastronomiche, con il contributo di esperti, docenti universitari, imprenditori agricoli, associazioni, operatori culturali e turistici.
Passione per la terra, memorie e tradizioni contadine, eredità per il futuro, è questo il nome scelto per questa edizione che si concentra sulla trasmissione degli antichi saperi di padre in figlio, di madre in figlia. Il festival sarà a Casale il 26 ottobre alle 15.30 al Castello del Monferrato, dove proporrà il convegno Archivi di Memoria. In questa occasione all'ingresso delle sale al secondo piano sarà allestita dal 26 ottobre al 24 novembre la mostra Il percorso sensoriale di Langhe, Roero e Monferrato, visitabile il sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Continuano gli appuntamenti autunnali all'Enoteca regionale del Monferrato. Mercoledì 16 ottobre alle 19 Daniele Colombara parlerà della passione dell'essere tartufaio e dell'Associazione dei Tartufai Valleghenza, una realtà giovane nata nel novembre 2017. Giovedì 17 ottobre invece, sempre alle 19, spazio alla degustazione dei vini di Fabrizio Iuli in abbinamento con cibi monferrini. La cantina di Iuli si basa su un'impostazione volta alla valorizzazione dei vecchi vigneti. Le vigne sono situate nella parte più meridionale del Basso Monferrato, nei comuni di Cerrina, Monferrato, Odalingo Grande, Castelletto Merli e Ponzano, in microzone particolarmente vocate. Cinque batteristi monferrini protagonisti di un evento unico. Rock in Mille si è svolto all'aeroporto di Linate con più di 1000 musicisti. Mattia Reinotti, Luca Ferrero, Aurora Intermite, Letizia Marino e Fiorenzo Luigi Aceto hanno fatto parte come musicisti e componenti del gruppo più grande del mondo. Dopo le prove con il direttore d'orchestra Alex Deschamps, i Mille hanno suonato per Manuel Agnelli e Rodrigo D'Erasmo, il gruppo dei Subsonica.